Bentornati raga, qui Gonzo Jazz Gaming. La stagione 19 di Last Dion Art ormai è uscita già da circa una settimana e sono sicuro che tutti i sopravvissuti là fuori ormai si sono buttati al grind estremo cercando di uccidere la bestia leggendaria Nian, di fare gli eventi temporanei e di uccidere quanti più zombie possibili per fare punti stagione. Noi abbiamo esplorato un po' di queste meccaniche durante il live streaming che puoi trovare nelle playlist relative sulla home del mio canale o qui nei link in descrizione. Lascia like dappertutto e per favore fammi sapere che cosa ne pensi, perché tra l'altro ci rivediamo sempre in live streaming su questo canale il giorno 26 febbraio, sabato, alle ore 17. Come alla fine di ogni stagione, infatti, ci butteremo in una magica recengonzo e in cui voglio assolutamente sentire la tua, perché effettivamente vorrei sapere se ti stai divertendo nelle terre post-apocalittiche tanto quanto me. Ci sono anche altre due notizie molto importanti che riguardano il nostro gioco e community preferita. La prima è che avrai la possibilità di poter vincere premium, livelli, crediti, pacchetti esclusivi e tanta altra roba in gioco tramite l'evento di cercaparole che si terrà sul server Discord ufficiale di Last Dion Art. Puoi trovare il link in descrizione insieme al mio server, oppure puoi entrarci semplicemente aprendo le impostazioni del tuo gioco e cliccando su Discord. Questo evento è davvero molto semplice, ti basterà collegarti sabato 12 febbraio, cioè questo fine settimana, alle ore 18 italiane, sempre sul server ufficiale, e presentarti nella chat Events Lounge. Verrà postata un'immagine con tante lettere alla rinfusa e le persone che le indovineranno per prima vinceranno primo, secondo e terzo posto rispettivamente per 21, 15 e 10 parole trovate. In realtà ci sono anche altre regole e modalità di gioco, però ecco ci vediamo direttamente su Discord perché ti aspetto io, ci sono altri sopravvissuti, altri membri dello staff, affiliati e non che ti aspettano per poterti aiutare e farti entrare nella famiglia. L'ultima notizia importante è l'arrivo di una meccanica permanente all'interno di Last Dion Art. E in tutti questi annunci di eventi futuri mi sembra tra l'altro appropriata. L'altro giorno, infatti, uno dei community manager di Kefir scriveva: "Abbiamo notato che avete raccolto il guanto di sfida degli eventi del calendario e che questa meccanica vi sta divertendo. Il nostro piano è tenere il calendario nel gioco e aggiornarlo con altri futuri eventi, ovviamente coprendo anche le ricompense. Mi raccomando, condividete le vostre idee e opinioni perché faremo molta molta attenzione. Ovviamente io ti consiglio di lasciare sia un commento qui sotto o magari andare sui canali di Kefir e lasciare la tua opinione lì. Comunque sia, questa per me è una notizia fantastica, perché effettivamente i calendari aggiungono tante piccole attività da fare che si rivolgono a tutti i livelli. In passato, infatti, non abbiamo mai visto delle stagioni che includessero delle missioni al laboratorio. Noi abbiamo già coperto l'area su questo video, quindi a prescindere non sarà molto difficile per te affrontarla. A questo punto non possiamo escludere che ci potrebbero essere, sia durante questa stagione o magari in futuro, delle piccole quest che prevederanno ad esempio visitare il Bunker Bravo o le isole della barca o magari le zone del VTT. Il tutto poi, se ci pensate, non stona. Queste missioni, infatti, almeno per ora, ci daranno delle casse che ci servono sia per ottenere degli oggetti più o meno rari, ma in particolare per farmare le skin. Questo aspetto, infatti, è fantastico perché non cozza in nessun modo con l'andamento della stagione. Anzi, siccome possiamo ottenere il pass semplicemente uccidendo zombie, è chiaro che i premi del calendario puntano al farm di oggetti cosmetici. A me piacerebbe anche vedere un giorno una progressione di una lore, di una storia, di un background, in cui dobbiamo interagire con degli NPC che ci apriranno vari eventi, varie investigazioni da fare, il tutto pianificato sempre tramite il calendario. E tu cosa ne pensi? Fammi sapere con un commento, lascia un like ed iscriviti così non ti perderai nessun contenuto targato Gonzo Jazz Gaming. Magari potremo chiacchierare di questi cambiamenti durante il live streaming di fine stagione. Ricorda, ti aspetto il 26 febbraio, sabato alle ore 17, per una fantastica recengonzo collettiva tutti insieme appassionatamente. Grazie di cuore a tutti, qui Gonzo Jazz Gaming, buona caccia!